una parte di Polifemo che ha un profondo significato sociale. Ci troviamo infatti qui presso la masseria Belvedere, Mottola San Basilio, provincia di Taranto, un momento di aggregazione, la cena di fine anno organizzata dall'azienda Castiglia, che opera tra l'altro all'interno nell'appalto dell'Ilva. È un momento quindi di aggregazione per così tracciare quasi il bilancio, no? Di una annata. Sono in compagnia dell'amministratore unico Cesare Tinelli. Una cena, un invito rivolto anche alle organizzazioni sindacali, così per, non dico festeggiare, ma così sedersi intorno a un tavolo alla luce di una transazione avvenuta. Ma l'aspetto sociale notevole, di spessore, è che l'azienda Castiglia ha voluto dare un proprio contributo alla famiglia di una persona purtroppo morta nello stabilimento, Angelo Fuggiano, e l'azienda ha voluto essere vicina nel suo piccolo a questa famiglia sfortunata. Ecco, dicevo, con l'amministratore unico, è un momento in cui il rapporto si umanizza. Non esiste quella barriera tra azienda, padrone e dipendente, ma è davvero bello quando l'azienda, come in questo caso, ha questo moto, questo gesto di forte sensibilità. Beh, sicuramente sì, e tutto nasce dall'evento di fine anno, un momento, come dire, che va al di là dei ruoli e delle, come dire, legittime aspettative che ognuno ha, ed è quello degli auguri di fine anno, incontrarsi e passare un momento di serenità. Anche a seguito di un accordo sindacale che è stato sviluppato, sono state delle attività di transazione sicuramente che hanno sanato una serie di situazioni che a parte dubbie, ma sicuramente a vantaggio dei lavoratori. In questo il sindacato sicuramente ha avuto anche un ruolo sicuramente di particolare rilevanza. È anche in conseguenza della sua iniziativa, un'iniziativa di solidarietà con la famiglia Fuggiano, l'azienda Castiglia ha ritenuto che in un momento come questo, in cui lo spirito del sociale domina e ha dominanza assoluta, ha inteso aderire anche lui a questa iniziativa in maniera del tutto autonoma, ma non per farsi pubblicità, ma perché riteniamo che sono questi i momenti in cui bisogna mostrare la reale solidarietà, più che a parole con i fatti. Quindi a Castiglia, come dire, a seguito è considerato quello che hanno fatto i sindacati rispetto alla famiglia Fuggiano, ha inteso fare una sua iniziativa autonoma, completamente autonoma, che si va ad aggiungere sicuramente a quella che è l'iniziativa messa in campo dalle organizzazioni sindacali. Complimenti per questo gesto, è un gesto che certamente apre il cuore e umanizza il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Sì, diciamo che noi non vorremmo che succedessero mai cose di questo genere, però sicuramente un'occasione del genere non potevamo che essere solidali, cioè non si può estraniare da quella che è la realtà del quotidiano. La cena di fine anno, degli auguri di Natale, è un'occasione che non può essere ristretta in maniera univoca ai soli dipendenti, ma deve avere un respiro un po' più ampio, cioè deve avere quella prospettiva per il sociale che dia, come dire, anche serenità a ciò che è intorno, chiaramente con la consapevolezza che non siamo mai estranei, siamo comunque attenti, non c'è bisogno di, come dire, mostrare quello che facciamo. Questa è un'occasione unica, ma un'occasione anche che hanno voluto i nostri dipendenti con la loro iniziativa, con la loro solidarietà, non potevamo non aderire a questa iniziativa. Cogliamo questa occasione per incontrare Donatello Simeone, che è il responsabile dei rapporti industriali e portuali all'interno dell'Ilva. È un momento così questa sera di aggregazione sociale, la cena di fine anno per scambiarsi gli auguri, però la domanda, come si suol dire, sorge spontanea. Come stanno andando le cose in Ilva? No, adesso ringrazio tutti i partecipanti innanzitutto per essere qui stasera. Siamo contenti di aver fatto questo
momento di unione con tutti i dipendenti, vogliamo tenerceli vicini, vogliamo tenerceli stretti, da poco abbiamo stabilizzato altre 60 famiglie perché abbiamo ritenuto opportuno dare fiducia a questi ragazzi che collaborano con noi da tanto tempo. E diciamo che adesso abbiamo un grande punto interrogativo che è l'ingresso della nuova proprietà, ma abbiamo un punto di forza, abbiamo la nostra squadra che è pronta ad affrontare con serenità tutto quello che ci viene chiesto e ci verrà chiesto davanti. Patrizia Schiavone, responsabile del personale dell'azienda Castiglia. Beh, un momento in cui il rapporto con i dipendenti, anche alla luce dell'accordo sindacale, sembra davvero forte, e questa forza sicuramente come dire, fa venire la voglia di lavorare di più, sicuramente. Sì, senz'altro, è un'azienda in cui io sto lavorando da un paio di anni e la vedo crescere giorno per giorno. La forza lavoro è passata da 200 unità a 400 unità nel giro di 2 anni e questa è una bella conquista per questa società in un periodo in cui economicamente il territorio sta vivendo delle situazioni piuttosto complicate. Per fortuna questa azienda riesce a dare al territorio una situazione positiva, a riportare qualcosa di positivo, qualche speranza nei confronti di molti lavoratori che stanno sul territorio purtroppo senza posti di lavoro. Beh, dobbiamo anche ascoltare la voce dei dipendenti, in questo caso dei delegati sindacali, proprio per come dire, tastare, no? Il polso di, così, della vita all'interno di un'azienda, del rapporto con l'azienda stessa. C'è stata appunto una transazione, quindi tanti momenti. Allora, presentatevi uno per uno. Io sono Fina Cosimo, USB. Allora, parliamo di questa transazione. Niente, questa transazione che abbiamo fatto, ci sono stati anche contratti a tempo indeterminato, sono stati 68 contratti a tempo indeterminato e abbiamo fatto delle conciliazioni. Passiamo al suo collega. Sergio Serafino. In rappresentanza? FIM. Bene, cosa rappresenta per lei e per il sindacato che lei rappresenta questa transazione? Beh, io credo che sia una cosa che abbiamo ottenuto, c'è in programma una piattaforma pure dove ci saranno molte cose, credo, buone, e un futuro, spero che ci sia lavoro. Prego. Allora, io sono Trevisano Francesco, FIM CISL, delegato della Castiglia. Niente, per quanto riguarda la piattaforma che diceva il mio collega, sicuramente ci saranno grossi vantaggi per i lavoratori. Purtroppo attualmente ancora non è stata presentata, però siccome il nostro capo si sta attivando, sicuramente riusciremo ad ottenere quello che stiamo chiedendo. Speriamo in futuro che i nostri colleghi siano contenti del nostro operato. Eccoci con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Una serata in cui l'azienda Castiglia ha voluto così incontrarsi con tutto il personale, allargando l'invito a cena alle rappresentanze sindacali, un momento per far capire che si rema tutti in una stessa direzione, ovviamente nell'ambito delle rispettive competenze, dei ruoli che si svolgono. Sì. E poi, mi perdoni, il momento più importante, forse più significativo, il contributo che l'azienda Castiglia ha voluto devolvere nei confronti della sfortunata famiglia di Angelo Fuggiano, il compianto Angelo Fuggiano. Ecco, un momento, l'ho detto più volte, di umanizzazione del rapporto, un'azienda che vuole essere vicino a chi purtroppo non c'è più, perché le morti sul posto di lavoro tuttora esistono, purtroppo. Sì, allora diciamo che abbiamo ricevuto l'invito da parte dell'azienda Castiglia a questa serata
per i saluti di fine anno con tutti i dipendenti. Noi come sindacato, anche se di solito è anomalo, no? Si pensa al sindacato come un'entità che è in contraddizione perenne con l'azienda, noi come sindacato abbiamo accettato anche e soprattutto, perché lo voglio dire e rimarcare, la nostra presenza qui è legata anche tantissimo all'atteggiamento che questa azienda ha avuto, diciamo, sulle questioni di carattere sociale. È stato un atteggiamento positivo. Quando noi abbiamo stretto l'accordo per i ragazzi da confermare, a un certo punto noi nelle transazioni non abbiamo mai preteso un contributo sindacale. Io però dissi: guarda, noi per scelto come organizzazione, dissi al proprietario Natale Castiglia, vorremmo che si mettesse una somma a disposizione di chi è più sfortunato di noi. E quindi gli anticipai che l'eventuale somma che Castiglia avrebbe destinato sarebbe andata in beneficenza, in questo caso, quindi come sorta di aiuto alla moglie e ai figli di Angelo Fuggiano, un ragazzo purtroppo che ci ha lasciato a seguito dell'ultimo infortunio mortale in Ilva. E lì mi sorprese che durante la discussione Natale Castiglia disse: vabbè, io raddoppio la cifra che voi date alla famiglia e pretendo che a quella serata ci sia anche presente la famiglia. Quindi, come dire, ci siamo, diciamo, con orgoglio dico pure che siamo riusciti a far scattare pure questo meccanismo, no? Di aiuto per chi è più in difficoltà, per chi ha subito tragedie, come dire, magari piccoli momenti di attenzione che possono, come dire, quantomeno regalarci un sorriso. Che purtroppo... E dare la forza a questa famiglia di andare avanti, soprattutto per i figli, per chi è rimasto. Sì, diciamo che a differenza di coloro che parlano sul momento, io mi permetto di dire una cosa, di solito non parlo mai di me stesso, però sono uno di quello che pensa che la solidarietà più che a parole bisogna farla con i fatti. E da questo punto di vista, come dire, la vicinanza alle famiglie noi lo dimostriamo anche e soprattutto in questa maniera, tenendolo, come dire, vicine, facendolo stare, no? Vivere nel sociale e soprattutto contribuendo pure a donare piccoli sorrisi a quei bambini che purtroppo sono stati sfortunati. Quindi apprezzabile, lo dico, l'atteggiamento di Castiglia. Di solito siamo abituati a parlare male dei datori di lavoro, in questo caso il rapporto con i padroni viene abolito, questa parola padrone non deve più esistere. No. Datore di lavoro. Esistono, però diciamo. Datore di lavoro, chiamiamoli così. Peccato che c'eravamo io e il collega della CISL, Enzo Castronovi, mentre discutavamo, facevamo un incontro poi, che poi ha portato a chiudere l'accordo per la conferma delle persone. A un certo punto noi avevamo posizioni differenti. E c'è stata una trattativa che è diventata pure pesante dal punto di vista dialettico, cioè abbiamo incominciato, come dire, ad alzare la voce noi entrambi, chiaramente Castiglia per tutelare gli interessi dell'azienda e noi per continuare a dire no, i lavoratori bisogna... Cioè lì poi, superato lo scoglio, il paradosso di quella giornata è stata che io ho detto: beh, guarda, noi come sindacato, quindi USB e CISL, hanno deciso di fare questa operazione e doneremo in donazione l'eventuale cifra che tu darai. E lui con un sorriso mi ha guardato e dice: io raddoppio la cifra che voi donate. Bellissimo gesto. Quindi, come dire, da questo punto di vista, se devo dare un voto a Castiglia, gli do un bel lotto perché si è comportato veramente da persona civile ed umana. Bene, dopo questa bella iniziativa di solidarietà che ha visto protagonista l'azienda Castiglia,